stato particolarmente onorato e felice fin da subito, fin dal primo giorno, quando l'organizzazione del Fabbro mi parlò di questa idea. Allora era ancora l'abbozzo di un'idea, nemmeno un'idea, di realizzare una mostra omaggio al grande artista Mario De Luigi. Dei grandi maestri del Novecento e artista che io considero il mio riferimento non solo e non tanto stilistico quanto teorico. Il rigore intellettuale, l'onestà intellettuale, il rigore della ricerca di De Luigi mi hanno sempre ispirato anche nel lavoro, nel mio lavoro. Caro ricordo in effetti di legato alla figura di De Luigi, perché se andiamo indietro di parecchi decenni, ricordo ero bambino e ogni tanto mio padre mi accompagnava, mi portava con sé a Venezia, lui ci andava per motivi di lavoro e in qualche occasione mi portava a vedere delle mostre di pittura. Il papà era appassionato di pittura e di arte contemporanea in particolare. Quella volta, ero veramente piccolo, c'era una inaugurazione, tra l'altro era il giorno del mio compleanno, un'inaugurazione alla Fondazione Guelini Stampalia, era l'anno 66, e c'erano i grattagi di De Luigi. Quando mio padre mi disse andiamo a vedere l'inaugurazione di questa mostra di pittura, io mi figuravo allora che potesse essere una mostra di bei quadri con cavalli, cavalieri, personaggi, paesaggi, la pittura che poteva avere in mente un bambino. In realtà trovammo questi grattage e io rimasi molto molto deluso da questi lavori così difficili, incomprensibili, poi tele tendenzialmente monocrome con questi graffi, queste incisioni che non mi colpirono per niente. Però ricordo che uscendo espressi a mio padre queste mie perplessità e lui si sforzò di introdurmi al concetto di astrazione, no? Dice, non sempre c'è necessità di riprodurre la realtà per comunicare qualcosa, possiamo comunicare un sentimento, uno stato d'animo che non necessariamente si realizza attraverso la figura. E quindi rimase per me quel ricordo dolce amaro dei lavori di De Luigi. Da allora in realtà questi grattagi, questi segni non sono più usciti dalla mia memoria. Crescendo ho amato moltissimo De Luigi, la sua didattica, la sua teorizzazione sull'arte. Ho letto quasi tutto di lui e anche quello che di lui è stato scritto, specialmente nei testi del professor Giovanni Bianchi, che ha anche curato il mio testo qui all'interno del catalogo. Certo, le reti, in ultima analisi,
Posso riassumerle con una citazione di un fisico, di uno studioso, tra i più importanti e anche tra i più avanguardisti, se vogliamo, che lui ha descritto la vita in ogni sua manifestazione all'interno del nostro pianeta, fortunato pianeta, ha descritto la vita come un sistema di reti all'interno di altri sistemi di reti. E questa è una visione molto profonda, molto ecologica, se vogliamo, della rete stessa. Definizione che sottende un importante concetto di forma che si contrappone dualisticamente alla materia, dando una sorta di privilegio negli studi contemporanei di fisica all'aspetto della forma rispetto a quello della materia, per l'appunto.